Non vieni alla cena stasera? Finora non è mai successo che un cretino abbia saputo il motivo dell'invito. Il Golden Gate di San Francisco, l'Empire State Building, la Torre Eiffel fatta con i fiammiferi, 345.422 contati. Ho un cretino. E vai! Oh, la schiena! Temo che dovrà rinunciare alla sua cena. Oh, non credo proprio. Lo spasso invitare a cena un poveretto per prenderlo in giro tutta la sera. E dove abita? In galera! Ma è pazzo quello, non sono con sua moglie. Io mi vedo ridare una donna e mi dico: e lei è la pazza. Scusa, Pierre, di chi sta parlando? Giusto, se sei venuto qui per ridere puoi pure tornartene a casa tua, è chiaro? Mi sono sembrato un cretino al telefono. Oh, sì, no! Indovini il partito mette di colla. Alla cena ci andiamo lo stesso. Sarà una serata memorabile. Lo spero tanto. Sta malissimo. E per di più l'ho lasciato la moglie. Pignon! Vuole che la richiami? LeBlanc era il mio migliore amico. Ora siamo in rotta da 2 anni. Vuole che glielo chiami io? Lo richiamo. Dovrei chiamare Cheval. Ma se pensate tutta la sera con quel cretino. Digli di chiamare Cheval. Ma sei un ridico che comodo Cheval. Faccia tu, stronzo! Lo richiamo subito. E se gli telefonassimo? La richiamo subito, sì.